Assessore, più che una nicchia è un unicum, si è detto, questo teatro dei Cola delle Marionette. Che valore ha per Milano ancora questa tradizione? Ha una tradizione importantissima perché appartiene alla storia migliore della città. Di fatto la tradizione delle marionette della compagnia Colla ha accompagnato proprio tantissimi bambini di Milano, della storia di Milano, a entrare in relazione con lo spettacolo dal vivo, con ciò che è appunto il momento dello spettacolo. Oggi questa tradizione è resa viva grazie a una straordinaria energia e competenza artigianale che i Colla metteranno non soltanto in scena nelle sedi teatrali dove lavoreranno, cioè l'atelier di via Montegani, il piccolo teatro e il teatro Gerolamo, ma anche in un museo che avrà luogo all'Ansaldo dedicato al teatro di figura. A 2 mesi quasi esatti del debutto della stagione Scaligera, lei ha fatto un collegamento tra queste due realtà, qual è? Sì, è una circostanza che è una coincidenza, però è una coincidenza che simbolicamente mi piaceva sottolineare. Ieri ha finito Tamerlano di Handel alla Scala, una grande produzione, io credo molto importante e di enorme valore. Dopo pochi giorni inizia con un altro titolo handeliano, col Giustino, appunto la compagnia Colla. E questo tramite che dalla Scala ci porta ai Colla di nuovo vivifica un rapporto importantissimo che le istituzioni della città hanno con la tradizione marionettistica. Basti pensare al famoso ballo Excelsior che trionfò alla Scala e che diventò però un titolo fondamentale per il repertorio dei Colla, tanto che ne porteranno alcune scene al Teatro Gerolamo in occasione della celebrazioni 350 anni del teatro.